ormai lo sapete, questa è la postazione dei video haul, quindi quando sono in piedi in questa posizione generalmente perché sto per farvi vedere gli ultimi acquisti in fatto di moda, abbigliamento. Per quanto riguarda invece la postazione alle mie spalle, è una novità e entra appunto a far parte del mio arredo, tutto ciò che vedete dietro, quindi lo specchio, la rella, il tappeto che voi non vedete, alcune scatole che ho sistemato giù per terra, e nel prossimo video haul, quello relativo alle cose di casa, vi farò vedere appunto questi ultimi acquisti e come arredare un angolino, diciamo fashion, moda, abbigliamento, quello che volete, senza spendere tantissimo. Quindi stay tuned, perché nei prossimi video vedrete appunto come ricreare questo angolino, le cose che ho comprato, dove le ho prese e quanto le ho pagate, sempre spendendo poco, perché sapete che è nei miei standard generalmente spendere poco. Oggi invece parliamo di abbigliamento, di tutte le cose che ho acquistato nell'ultimo periodo. Non sono tantissime per questo video perché le ho dovute dividere in diversi video, dato che avevo fatto molto shopping, tra cui anche cose per la palestra. Come sapete, ultimamente non mi vedete più tanto perché in realtà mi sto dedicando molto 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 alla palestra, e quindi moltissimo tempo lo spendo appunto in palestra allenandomi e così via. E quindi, per tornare all'argomento di oggi, parliamo dell'ultimo shopping che ho fatto e vi mostro alcune delle cosine che ho acquistato. Nei prossimi video vedrete tutto lo shopping relativo all'abbigliamento sportivo e lo shopping relativo alle nuove collezioni. Quello che vi mostro oggi è un po' di shopping fatto durante i saldi, qualcuna delle cose che ho ricevuto da mia sorella, ma la maggior parte di cose le ho prese appunto durante i saldi. Inizio subito mostrandovi questo abitino, e questo l'ho preso da OVS, è sicuramente uno dei pezzi più belli della mia collezione, non vedo l'ora di indossarlo, anche perché non l'ho ancora messo, e fa parte della collezione invernale, anche se in realtà di invernale ha ben poco, perché come potete vedere è in pizzo, è smanicato, è abbastanza corto, quindi non saprei, decidete voi quanto può essere invernale. Io per il resto comunque l'ho trovato bellissimo, anche la scollatura qua sul retro, davvero molto sensuale, molto sexy. Pensavo di utilizzarlo per il mio compleanno, che sarà a maggio, e appunto pensavo di mettere questo abitino qua, che trovo davvero molto carino, molto elegante. L'ho pagato davvero pochissimo, 15,90€, perché era un super super sconto, un super saldo, e niente, mi strapiace un sacco. Per vedere più foto di tutte le cose che vi sto mostrando, vi basterà semplicemente cliccare qui su, dove trovate appunto il mio sito, e potete vedere appunto degli altri scatti, perché io ho davvero fatto un sacco di foto, e niente, poi lo vedrete prima o poi indossato. Però lo trovo davvero molto molto carino, molto sfizioso, e non me lo sono lasciato sfuggire perché è proprio il mio stile, il mio genere. A questa parte qui davanti, che rimane a cuore, molto carina secondo me, molto elegante, molto sofisticata, che appunto lascia scoperto, meglio in trasparenza, questa parte alta del petto invece per quello che c'è da coprire. Un'altra cosa che vi mostro, anzi altre due cose, perché entrambe le ho prese insieme, le ho prese da Tailwhale, sono queste due magliette. La prima è questa nera con la scritta Paris Je T'aime, e qui giù in basso forse voi non lo vedete, ma c'è scritto Love Telly, ed è una maglietta classicissima, una sorta di top abbastanza corto, nera, molto carina, diciamo morbida, ecco, di queste estive che cadono con un taglio abbastanza sformato, quindi niente di eccessivamente, diciamo, in evidenza, però molto carina da indossare magari con un paio di jeans. E la prima che ho preso è questa qui, che appunto come vedete è tutta nera, molto semplice, non ha nessuna particolarità se non questa scritta che mi piaceva. E poi l'altra che ho preso invece è questa bianca con la scritta decisamente più accattivante, perché c'è questa modella che fa un gestaccio e la scritta Bullshit Be Out. E anche questa leggerissima, bianca, molto morbida, senza forme, mi è strapiaciuta. Anche di queste due magliette, ve le faccio vedere tutte e due, trovate molte più foto sul mio sito, perché le ho appunto inserite non appena ho comprato queste cosine. E queste due, devo essere sincera, le ho pagate davvero pochissimo, era quella scontistica sulle due magliette al prezzo di una, ed entrambe mi sono costate 3,50€, quindi davvero regalate, super regalate direi, molto molto carine, da indossare sempre con un paio di jeans anche questa, belle, mi strapiacciono. Vi parlo ora invece di due paia di pantaloni, o meglio di due paia di leggings che ho ricevuto da mia sorella. Lei, come sapete, ha l'outlet di Calzedone a Tezenis e Intimissimi, e molto spesso mi compra delle cosine e poi me le spedisce perché sa che mi strapiacciono e mi fanno impazzire, soprattutto perché qui vicino a me è un outlet di Tezenis,
calzettoni intimissimi così economico non c'è. Le cosine che ci sono qua costano tutte un pochino di più, mentre a Cagliari stranamente arrivano delle collezioni interessanti a prezzi wow, super scontati. Quindi le mi ha regalato, me le ha spedite, ha scelto proprio lei, quindi è stata bravissima, mi ha regalato questo paio di leggings qua, molto carini, bellissimi come cadono, anche in questo caso ci sono tutte le foto sul sito e in questo caso c'è proprio un outfit che ho deciso di fare indossando questi leggings. Sembrano dei jeans, non ho ancora capito bene di che colore siano, a volte mi ricorda il grigio, il color tortora, non lo so, date voi il nome a questo colore perché sinceramente sono entrata in palla. E comunque cadono molto aderenti, non cadono, diciamo che sono molto molto aderenti, sembrano dei jeans e la loro particolarità è che sono corti, che lasciano scoperta la caviglia, cosa che tra i miei pantaloni ancora non si era vista. Gli altri invece che mi ha spedito sono questi neri e anche questi hanno un bellissimo taglio, anche questi lasciano la caviglia scoperta, diversamente dagli altri non ricordano il jeans ma ricordano un pantalone elegante, però con il vantaggio che appunto sono molto aderenti, quindi diciamo un pochino come i leggings, anche se il tessuto è molto bello, molto pesante, sicuramente fanno un effetto diverso dai leggings perché sembrano più dei pantaloni con il comfort però dei leggings. E questi, se non sbaglio, sono di Tezenis, mentre gli altri che vi ho fatto vedere prima sono di Calzedonia, anche questi pagati davvero pochissimo. Qua c'è ancora il cartellino perché non li ho ancora indossati e li ha pagati appunto 7 euro. Anche questi super 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 belli, comodissimi, mi sono piaciuti davvero tanto e la ringrazio ovviamente, grazie Chiara, e niente, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Ultima cosa che vi mostro, ce l'ho qui, ed è questo zainetto che ho acquistato da Carpisa, anche di questo potete vedere sicuramente più foto sul mio sito, devo ancora indossarlo in qualche outfit, però per il momento lo sto usando tantissimo durante il giorno perché è comodo, ci vado dappertutto, lo utilizzo per qualsiasi cosa, ci metto dentro il mondo intero e ci sta davvero tutto. E niente, si abbina tantissimo al mio stile, al mio genere, come vedete in genere porto i jeans, uno stivaletto come oggi, una maglia semplicissima e vado. E questo è proprio il genere di outfit più comodo che io utilizzo maggiormente. Questo zainetto si abbina praticamente a tutto, tutto quello che ho, tutto quello che indosso. E mi è piaciuto un sacco, vabbè, a parte per i particolari, il fiocchetto qui, la catena, ma mi è piaciuto un sacco per queste tasche, non mi veniva in mente il termine, per queste tasche ricamate che ha appunto qui davanti, comode perché io ci metto le chiavi così evito di perderle e molto spesso ci metto anche il cellulare quando magari ce l'ho in mano, sto messaggiando, se non lo voglio appunto riporre dentro per poi doverlo cercare per un quarto d'ora lo metto nelle tasche esterne, molto 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 comodo. Questo lo trovate ancora, però se abitate insomma vicino agli outlet, perché io l'ho acquistato a Franciacorta, l'outlet di Franciacorta, ci sono ritornata la settimana scorsa, ho visto che c'è ancora e c'è anche di altri due colori, quindi se vi piace, se vi interessa un articolo del genere, molto comodo, facile da appunto da abbinare, cioè, sappiate che c'è ancora e che costa davvero pochissimo perché io l'ho pagato soltanto 11,95 euro. Quindi questo era tutto, spero che questo piccolo haul vi sia piaciuto, se avete delle domande, delle richieste fatele pure, se volete vedere i capi indossati chiedete pure, comunque sul sito prima o poi vedrete appunto tutto quanto. E niente, come al solito lasciatemi i vostri commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate degli acquisti che ho fatto, di questo video in generale, se siete curiosi appunto di sapere come ho arredato la postazione fatemelo sapere giù in basso con un commento. E nulla, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.